Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi porto sul canale un video che vi fa vedere come viene assemblato lo Skydio 2, questo drone che adesso è il drone del momento, di cui tutti parlano, un drone avanti 5 passi anche a DJI, quindi un drone che veramente ha lasciato tutti con una curiosità esagerata di vederlo in azione e soprattutto di poterlo anche acquistare. E ragazzi, adesso che andremo a vedere anche come viene assemblato, magari alcuni di voi l'hanno già visto perché comunque questo video gira in rete, quindi probabilmente qualcuno di voi l'ha già visto, ma ragazzi veramente io la prima volta che l'ho visto sono rimasto stupito e affascinato, perché vedere come viene assemblato in maniera maniacale questo drone vi lascia veramente senza parole, soprattutto per il fatto che va a spiegare anche il perché probabilmente Skydio non può arrivare subito in Europa, anzi non solo in Europa ma nel resto del mondo tranne America e Canada, perché il processo di costruzione di questo drone, almeno allo stato attuale per come è adesso strutturato Skydio, questa azienda che probabilmente è piccola, ha un processo di costruzione molto lento, sicuramente ottimo perché è preciso, maniacale, adesso lo guardiamo insieme, però va a spiegare anche perché le consegne sono lente, perché già adesso se lo si prenota si va nel secondo quadrimestre del 2020, perché veramente probabilmente le richieste sono tante, ma soprattutto sono tante per un'azienda piccola che costruisce o meglio assembla i droni ancora in questa maniera, forse anche troppo maniacale, però veramente in maniera eccezionale. Guardiamo il video insieme ragazzi, cioè guardate in che maniera questo drone viene assemblato, guardate l'operatore come lavora in maniera maniacale, cioè veramente impressionante, vedete tutte le postazioni, quindi potete immaginare quanto tempo ci vuole assemblare anche solo un drone con questa, diciamo, pignoleria che viene data dagli operatori di Skydio. Non so se avete notato ragazzi una cosa assurda che fa quasi impressione vedere, è non vedere neanche un cinese, perché cavoli, non c'è neanche un cinese, cioè è impressionante vedere come questi operatori siano tutti di varie nazionalità, perché vedete c'è veramente di tutto, ma non c'è un cinese. E ragazzi, non si può montare un drone senza un cinese, è veramente, cioè ti prende male, perché qualsiasi prodotto è montato in Cina e assemblato da un operatore cinese, che poi il prodotto sia inventato, progettato in varie nazioni del mondo, ma poi viene comunque assemblato dalle mani di un cinese. Ragazzi, qua no, ed è anche questo il motivo per cui probabilmente Skydio in questo momento fa fatica a diciamo gestire le richieste esagerate di questo drone, perché comunque le richieste sono tante, e vedete però che ragazzi, assemblare un drone con questa precisione, con questa pignoleria, ragazzi veramente, cioè se ogni drone deve passare tutti questi diciamo test manuali e questi passaggi manuali, perché vedete che non c'è niente di robotizzato, qua è tutto fatto a mano, cioè ogni operatore fa i suoi passaggi, fa le sue prove, le sue verifiche, perché comunque vedete viene collegato al PC dove vengono fatte le verifiche tecniche dei componenti elettronici, cioè guardate ragazzi, se questo è tutta la catena di montaggio di Skydio, potete immaginare quanto cavolo ci vuole a iniziarne uno e portarlo a termine, cioè guardate veramente, cioè è quasi inquietante. E vi ripeto ragazzi, non c'è un cinese, e è quasi imbarazzante non vedere un cinese che monta un drone. Tutte le cose che hanno mano cinese ormai, però il drone è proprio l'oggetto per eccellenza secondo me, per cui il cinese ci deve mettere mano. E qua ragazzi guardate qua, questo sembra quasi che vada a mettere una colla o qualcosa, penso una colla, comunque qua alla fine c'è questo robot che fa dei test sul drone, probabilmente sul giroscopio, non lo so cosa va a testare, però ragazzi è veramente imbarazzante. E se poi proseguiamo nel video, vedete qua fa tutte le prove, certo che se ogni drone deve passare anche tutta sta prova, anche perché non è che di questi robot ne avranno giù 1000, magari ce ne hanno giù 2, avete voglia qua a fare prove
Ma la parte bella è che il drone viene anche testato, cioè guardate qua, vedete una camera insonorizzata dai pannelli quelli bianchi si vedono e qua il drone fa i test di volo, cioè viene provato anche in volo, probabilmente provano l'overing per vedere come si comporta e vedete che anche qua non c'è un cinese, non c'è un cinese e comunque fanno anche il test di volo e se ogni drone lo provano così. Ragazzi, tanto di cappello, sicuramente viene rilasciato un drone che funziona al 100%, perché con tutte queste verifiche, con questa diciamo, pignoleria nell'assemblarlo, con questi test di volo in cui viene testato anche all'interno di una camera apposta, cioè vedete, sicuramente il drone quando viene venduto funziona, eh? Difficilmente tirerete fuori un drone dalla confezione che non va. Quindi ragazzi, adesso fermo il video. Questo video era solo per farvi vedere e spiegarvi perché Skydio in questo momento non è in grado probabilmente di gestire le richieste che ha di questo suo fantastico drone. Probabilmente Skydio è una specie di startup, quindi è molto piccola e sicuramente secondo me sta aspettando che un'azienda grossa acquisti questa startup o acquisti questo progetto. Quindi un'azienda che diciamo ha potere di investimento, quindi che acquista il progetto, acquista tutto e può metterlo in su più larga scala, diciamo la costruzione e la vendita di questo fantastico drone che è Skydio 2. Però secondo me l'idea migliore sarebbe che fosse GoPro. Dopo la creazione e il fallimento in maniera proprio plateale del suo drone, cioè il Karma, un drone che veramente ha fallito su tutti i fronti, sia a livello di vendite, ha fallito con il suo rivale DJI, ha fallito proprio anche diciamo, nel progetto, nel senso un drone che al di là delle vendite, che magari la moda DJI tirava verso DJI, quindi magari GoPro si è trovata spiazzata, no, era proprio anche un drone, diciamo, con un sacco di difetti, la prima addirittura tutta la prima serie era stata ritirata perché è pericolosa, perché precipitavano, perché impazzivano, quindi erano stati ritirati tutti, poi quindi veramente e soprattutto ha creato un danno comunque economico a GoPro. E secondo me un'azienda come GoPro che fa del suo diciamo punto di forza l'action cam acquistare un progetto come questo, cioè un action drone tipo questo, potrebbe essere veramente diciamo un rifarsi verso DJI, un rifarsi verso tutti quelli che l'hanno criticata dal punto di vista dell'idea di entrare nel mondo dei droni in quella maniera poi così fallimentare e sicuramente anche dal punto di vista economico, dal punto di vista della distribuzione, dal punto di vista veramente di tutto quello che ci vuole per sviluppare e poi distribuire in maniera mondiale un progetto di questo tipo, GoPro sicuramente lo potrebbe fare. Quindi staremo a vedere. Attualmente avete visto però che Skydio sarà veramente difficile che arrivi a breve nel resto del mondo, appunto perché tanto non ce ne sarebbero, perché comunque già acquistarlo negli Stati Uniti andate già attualmente a metà del 2020 perché le richieste sono tante, ma soprattutto sono tante per una catena di montaggio o meglio una catena di produzione tipo questa. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale come viene creato questo fantastico drone di cui tutti parlano che ormai è diventato diciamo il drone del momento, anche se attualmente nessuno lo possiede, ma ormai si parla solo di questo Skydio 2. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!